Ci siamo, Matti? Me lo sposto un po' se vuoi. Qua la polo, scusate la barba, ma adesso col Covid va di moda la barba. Prova, 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 mi sentite? Stiamo facendo un po', intanto ci stiamo collegando. Stiamo facendo un po' di prove prima che, nell'attesa che si colleghi qualcuno. E ho Mattia qua di fianco che mi fa da pull di regia. Cercheremo. Siamo già attivi, ok. E vediamo se, come si è messo, visto che mi ha dato qua la possibilità di vedere. Però, ah, ok. Allora. Commenti. Perfetto, dopo i commenti Matti me li giri te a questo punto direi, mm-hmm. Te lì guardi un po' i commenti, le richieste, le domande che arrivano, magari mi interrompi e vediamo un pochettino di rispondere ai vari quesiti. Zotti, Barzotti, grande, ciao a tutti Barzotti. Mamma mia che spettacolo, ehi, non pensavo di vedervi così numerosi, anche perché mi sono già preso, come si dice noi, il cicchetto, qui mi hanno sgridato perché queste cose andrebbero organizzate un po' meglio per tempo e promosse nella maniera giusta. E che dici, iniziamo? Sì. Beh, direi, allora, ciao a tutti. Oggi volevo iniziare una serie di piccole live dove poter dedicare il tempo a tutti voi. E visto che abbiamo la location giusta, abbiamo tantissime attrezzature, spesso con voi abbiamo il modo di incontrarvi, ma prevalentemente nelle varie fiere, quest'anno sarà chiaramente un po' difficoltoso farlo, speriamo che il prima possibile si risolva la situazione. E quindi mi sarebbe piaciuto creare un pochettino una sorta di incontro, possibilmente settimanale, quindi l'idea di fare un po' il venerdì pomeriggio, quando è un po' fine settimana, di collegarci e di magari da oggi fare un po' una spiegazione più generica, un po' dall'action cam alle varie custodie per smartphone e mirrorless, luci, quindi un po', e poi seguire un po' anche quello che sono le vostre domande. Ma magari nei prossimi eventi fare anche qualcosa di un pochettino più specifico e mirato, quindi un pochettino più a tema. E probabilmente si collegherà forse anche qualche straniero. Li salutiamo. Hello everyone. If you have any question today, we are here for... C'è un telefono? Scusate, ma qua, essendo in live, riesci a disattivarlo? Siamo armati di telefonini, quindi scusate un secondo. Hello everyone, today we want to give you a lot of small information, a little details that is important to understand, to know before to buy an housing. If you need why buy an housing on aluminium or on plastic, what is the difference, what is the advantage, what is a little suggest. And if you have any question also in French or in English, try to ask us on the chat, on the live chat, and Mattia send me the answer and I try to send you our things. Sorry for my English, but all the people know that I don't talk well English, but I try to explain to everybody all our products and the little suggest that is important the customer know before to buy any housing. Ok, io direi che possiamo partire e volevo fare un po' un quadro, poi comunque, come dicevo, chiunque di voi in chat ci voglia fare delle domande, siamo qui apposta oggi, quindi possiamo saltare tranquillamente da un argomento all'altro in funzione di quello che sono le vostre anche richieste, quindi non fatevi problemi a farci delle domande anche qua nella chat, Mattia seguirà un po' la chat e mi girerà poi le vostre domande. Perché comprare, per dire, partiamo dall'action cam, quindi perché comprare un action cam in alluminio piuttosto che un action cam standard in plastica o policarbonato? E vabbè, i motivi sono diversi,
è importantissimo che molti di voi sappiano che queste macchine qua sono sicuramente degli strumenti, dalla Hero 8 nuova, la DJ, la Osmo, sono delle macchine che molto performanti sicuramente, ormai chiunque videomaker non può fare a meno di averla, nel senso che non è che si usano solo macchine professionali, chi ha anche macchine professionali comunque un attrezzo del genere lo deve avere, perché ci consentono, per le dimensioni molto compatte, di poter utilizzarle e catturare delle immagini anche molto particolari. E poi comunque sono sempre macchine che fanno delle riprese veramente di ottima qualità. È chiaro che avendo l'obiettivo molto piccolo sarebbe importantissimo avere delle ottime luci. Questo è il passo, il punto primo. Perché prendere, come dicevo prima, la domanda era perché prendere una custodia d'alluminio, spendere 300 euro, 350 euro o 3,90 adesso a seconda del modello in una custodia d'alluminio piuttosto che utilizzare la classica da 40 euro in plastica. Allora, i motivi sono diversi. Innanzitutto il primo può essere quello del problema legato alla condensa dal mio punto di vista, nel senso che queste macchine registrando in 4K hanno tantissima elettronica, sono veramente molto compatte, surriscaldano tantissimo e il problema fondamentale è proprio legato a questo, quindi tendono a, con una custodia in policarbonato, a fare condensa internamente. Tu Mattia, se devi, chiamami pure, correggimi se devo fare qualcosa. Se vuoi proprio far vedere da vicino dei particolari, ah, bisogna che inquadri qui. Quindi... Dov'è la camera? Scusa? Questa. Ah, ok, ok. Però se io vengo qui dopo te mi devi fare lo switch, certo. Ok, va bene, ok, tutto chiaro. E quindi direi, in primis è il problema legato alla condensa, cosa che normalmente con una custodia in alluminio si limita notevolmente, nel senso che anzi, se si hanno un po' di accortezze, la condensa negli scafandri di alluminio di solito non si ha. L'altro grande vantaggio è che spesso con queste custodie in plastica si ha un solo o-ring di tenuta, quindi la chiusura è, diciamo, legata a un singolo o-ring. E un altro aspetto è, diciamo, quello legato alla robustezza. Quindi sicuramente se ci cade una custodia in plastica siamo un pochettino più problematici che rispetto alla custodia di alluminio, molto più solida, la possiamo portare con noi tranquillamente ovunque e non avere nessun tipo di problema anche se dovesse caderci o sbattere, urtare contro una roccia o altro. Un altro grandissimo aspetto è che con molte di queste macchine è necessario, per poterle inserire all'interno delle custodie, rimuovere la lente frontale. Rimuovendo la lente frontale, questo almeno per quanto riguardava tutte le GoPro, la 5, la 6 e la 7, chiaramente la GoPro aveva il vantaggio di essere già waterproof 10 metri, quindi si metteva una custodia già tenuta 10 metri dentro una custodia e si aveva una garanzia maggiore. Chiaramente utilizzando una custodia in plastica noi andiamo a rimuovere la lente, la mettiamo dentro, se per sfortuna la chiudiamo male e allaghiamo buttiamo via anche la nostra GoPro. Quindi abbiamo comprato 300-400 euro di GoPro per mettere una custodia da 40 euro e magari dopo poche immersioni ce la perdiamo proprio perché questo sistema implicava di rimuovere l'oblò. Con queste custodie qua in alluminio si può inserire la macchina senza dover rimuovere questo blò. Idem anche per tutte le nuove, vanno direttamente dentro, hanno il vantaggio che escono anche la Hero 8 e la Osmo, escono già di loro waterproof e quindi sono messe dentro una custodia di alluminio. Tutte le custodie, facciamo vedere Matti, che hanno un po', quindi un doppio o-ring, sto guardando qui la fotocamera, ok? Quindi il vantaggio è che si ha un doppio o-ring di battuta, quindi sia sul radiale che sulla battuta. Essendo tutto d'alluminio è molto semplice, poi anche cerco di trovare la posizione per farvela vedere meglio. Su tutte le custodie abbiamo messo degli zinchi, queste cose qua che alcuni clienti ci chiedevano, ma se è tutto rovinato, è normale che si rovini, proprio perché questi qui sono anodi, tipo quelli che vengono montati nelle barche, nei motori o sotto le barche, negli scafi, proprio perché tutta la corrosione della custodia non va a intaccare la custodia, ma va a intaccare l'anodo, che chiaramente dopo 2, 1, 2, 3, 4 anni, a seconda dell'utilizzo che si ha, si logora e semplicemente il cliente lo può sostituire da solo perché non ha vie d'acqua, è molto semplice. Sotto questi custodi hanno tutti dei fori prefilettati per poterli fissare o su un caschetto o su delle staffe, quindi hanno tante predisposizioni, sono molto comode.
per dirvi anche queste, adesso ultimamente anche nell'ultima esplorazione, vedrete a breve un video, qua sta già girando online, di Gigi Casati. Gigi da diversi anni già usa le nostre attrezzature, proprio perché sono in certe condizioni anche estreme, sono soprattutto molto robuste e ti danno certe garanzie. Ecco, questo è uno dei motivi perché bisogna fare molta attenzione a comprare, secondo me, una custodia di alluminio piuttosto che una di plastica, oltre poi sempre al discorso del riciclo, perché nell'impatto ambientale noi ci crediamo moltissimo e se tutti continuiamo a comprare custodia di plastica, questa plastica noi dal mondo non la toglieremo mai, nel senso che soprattutto noi subacquei siamo i primi a essere più magari un po' sensibili nel rispetto dei nostri oceani, perché noi ci rendiamo conto quando andiamo in acqua di che impatto ha la plastica veramente sui nostri mari, e cose che magari non tutti ancora riescono a capire, noi invece lo vediamo con i nostri occhi spesso in acqua, e noi dobbiamo essere i primi, secondo me, a dare proprio anche l'esempio, ma non tanto perché io voglio promuovere questo alluminio rispetto a proprio un discorso che l'alluminio è riciclabile e finita il suo ciclo vitale probabilmente trova un altro uso, la plastica diventa veramente sempre più difficile da poter smaltire. E questo un po' per quanto riguarda l'Action Cam. Con l'Action Cam chiaramente abbiamo tutta una serie di accessori che potrete vedere, che noi produciamo, ma che si possono comunque adattare un po' alle varie Action Cam, e quindi braccetti, staffe, luci. Tornando sul discorso luci legato all'Action Cam, ecco, il mio consiglio, molti pensano sempre macchina piccola, luci piccole, purtroppo se ci vuole un po' di qualità non è così, nel senso che avendo l'obiettivo molto piccolo, l'otturatore molto piccolo, il consiglio è di dare tanta luce. Allora, se si girano delle immagini con queste macchine con tanta luce, veramente allora queste macchine, queste Action Cam, non hanno molto da invidiare a volte su delle mirrorless o delle reflex, in alcune condizioni veramente lavorano molto molto bene. Il passaggio tra dopo a salire di queste Action Cam, te Matti, mi raccomando, se c'è qualche domanda, sì, io qua vedo. C'è Zotti che ha fatto una domanda. Vai, già la domanda di Andrea. Che chiede se tenendo in futuro, tenendo spinto un pulsante delle nostre pulsantiere, sarà possibile cambiare velocemente. Guarda, bravissimo, questo te lo sai che te l'abbiamo promessa, non solo a te perché non sei l'unico a avercela chiesta, è un upgrade software che abbiamo già messo in programma tra i prossimi step, sicuramente dovrebbe essere fattibile senza problemi, quindi questa è una domanda magari per chi ci ascolta, la spieghiamo un po' a tutti. E noi, come sapete, produciamo queste custodie elettroniche universali per sia le mirrorless che per le reflex, la Leo 3 Wii nel caso e la Leo 3, e semplicemente nella tastiera posteriore è possibile, ma guarda, facciamo un dettaglio magari, è possibile andare tramite questi tasti cambiare diaframma più e diaframma meno, ISO più, ISO meno. La cosa bella qual è? Quando noi prendiamo confidenza con questa tastiera, quindi con la nostra impugnatura Leo 3 Series, praticamente se cambiamo la macchina dentro, per dire Andrea nel suo caso ne ha già cambiate diverse, ma così come Andrea anche altri, non ci importa che macchina abbiamo dentro, perché i tasti rimarranno gli stessi, quindi i diaframmi rimarranno sempre qua, i tempi sempre qua, gli ISO sempre qua, almeno le main function, le funzioni principali. Andrea, siccome ad oggi come funziona? Che per cambiare i diaframmi premiamo un tasto e lui chiaramente sale di un diaframma, ma giustamente Andrea ci chiedeva una funzione che è molto comoda. Se vogliamo passare in un controluce e quindi chiudere rapidamente un diaframma, magari con una custodia meccanica diamo un colpo nella rotella e giriamo, qua dobbiamo premere realmente più volte e la macchina ci mette un po' qualche secondo in più, che però a volte in acqua, sapete anche voi, i secondi sembrano lunghissimi e quindi diciamo diventa un pochettino più lento il passaggio della chiusura della situazione fotografica. Quindi Andrea ci chiedeva questa funzione di, tenendo premuto, dopo 3 secondi che lo premo mi parte rapido e mi va a chiudere rapidamente i diaframmi. Questa è una funzione che sicuramente integreremo a brevissimo su tutte le nostre custodie Leo 3 e Leo 3 Wii. Grazie Andrea per la richiesta e per la domanda. C'è Marco Morando che chiede, sarà possibile utilizzare i flash con la Leo 3 Smart? Grande Marco, questo è un bel cross, c'è qualche rumor, siamo un po' come anche noi, non come la Canon, la Nikon e tutti gli altri che intanto sparano i rumors, in realtà l'abbiamo già annunciato,
e tutti i nostri illuminatori, quindi Revolution Series, che può essere quindi sia il piccolo che il grande, avranno a breve un aggiornamento. Ad oggi gli illuminatori sono tutti in promo a 690 euro anziché 849. Questo perché? Perché l'aggiornamento costerà la promo che c'è adesso, nel senso che adesso uno se lo compra 690, quando uscirà l'aggiornamento, con la differenza che c'è arrivare a 8,49, potrà aggiornare gli illuminatori. In realtà questa funzione uscirà tra circa 2 mesi. Abbiamo già, è già pronta, nel senso che stiamo già testando un po' tutto, però nel giro di 1 mese e mezzo, 2 mesi, perché doveva essere già pronta, ma in realtà con questo rallentamento, questo problema che c'è stato del Covid, anche noi non abbiamo potuto testare, ultimare tutti i check prima di mettere in commercio questa novità. E quindi come funzionerà? All'interno dei nostri illuminatori c'è un'elettronica con un Bluetooth, praticamente ci sarà un'applicazione scaricabile, tramite questa applicazione ci si collega al faretto. Si potrà mettere addirittura in fly mode, in maniera che è un'ulteriore garanzia nel trasporto. Abbiamo già il blocco meccanico, le batterie sono life, però in questa modalità qua è come tagliare un filo della batteria me meccanicamente. Quindi in quella modalità lì il faretto non si accenderà mai in nessun modo. E quindi potremmo metterlo in fly mode, oppure potremmo per ogni impostazione, cioè una volta che mi collego, chiaramente posso, ho più faretti, posso nominarli, quindi potrò dire Revolution 1, Revolution 2, 3 o quello che sarà. E in più potrò regolare come utente direttamente le varie impostazioni. Faccio un esempio: alla prima potenza noi andiamo in posizione 1, di default esce programmato accensione al 30%, l'utente potrà decidere di attivare la modalità flash o non attivarla. Se non l'attiva rimane come illuminatore, se l'attiva può decidere di avere una luce pilota che varia dal 10 al 100% e una sparata di flash, un lampo flash che varia dal 10 al 150%. Quindi potrei dire posizione 1, flash attivo, mi tieni la luce al 10% in maniera che mi fa da illuminatore. Quando scatto la foto, naturalmente con smart e dive shot, lui fa lampare un flash e in base alla potenza che noi selezioniamo nella posizione 1. Viceversa, possiamo dire posizione 2. Che luce voglio, che intensità di luce voglio nella posizione 2 e che flashata voglio, che potenza di flash voglio nella posizione 2 e posizione 3, che luce voglio nella posizione 3 e che flashata voglio nella posizione 3. Questo è tutto regolabile da un'app che l'utente potrà quindi programmarsi ogni volta tramite il telefono direttamente la propria torcia o le proprie torce. È un aggiornamento che sarà implementabile per tutti i clienti, anche chi ha comprato un Revolution di 10 anni fa, nel senso. Tutti i nostri Revolution sono, come tutti i nostri prodotti, aggiornabili. Quindi il bello proprio di questi, che a volte anche sulle luci, adesso ne approfitto perché mi hai lanciato questo cross sulle luci, è il fatto che questa luce l'abbiamo progettata più di 10 anni fa. Quindi è partita con un 2006, poi è andata a 4000, poi a 5000 e quindi stiamo facendo, ed oggi avrà anche la nuova possibilità del flash. Quindi per dire che idem quella grossa che è partita col 5.000, poi 9.000, poi 13, oggi siamo arrivati ai 20.000 lumi, stiamo Scusa Paolo, parlando. Gianpaolo Codispo ti chiede se arriverà a 20.000 anche quella piccola. No, con la piccola arriveremo con i prossimi aggiornamenti di Brizlux a 7.500 lumen. Purtroppo dopo qui c'è proprio un discorso di rapporto LED-batteria. Chiaramente il faro sembra grande, cioè ugualmente, ma noi utilizziamo delle batterie che qui è molto importante, secondo me è anche un discorso che molti clienti è giusto che approfondiscano, nel senso che vi do un po' di input. Quando abbiamo fatto le lampade, noi è già ormai tanti anni che investiamo in queste lampade, costantemente siamo alla ricerca continua, non penso che siamo stati mai 2 mesi fermi senza guardarci gli upgrade che ci potevano fare nelle lampade. E la scelta fondamentale era sulla batteria, cioè partiamo dalla batteria per poi, e il LED e poi vediamo di far tutto il meglio attorno. Le batterie inizialmente avevamo provato a testare le lipo e le litio, cioè queste batterie sono classificate explosion, molti di voi lo sapranno, se cerchi, si cerca lipo e litio si va a vedere qualche video, c'è da prendersi veramente paura, nel senso che purtroppo sono batterie altamente esplosive, soprattutto a contatto con l'acqua e potrebbero
generare fiamme, non spegnersi neanche con, se non con particolari estintori o okay. Che. Quindi è per quello che anche molti in aereo iniziano ad avere queste problematiche, ci creano le problematiche delle batterie. Quindi noi abbiamo optato fin dall'inizio per una batteria che è LIFE, è un litio ferro, è una batteria che è classificata safe battery, quindi molto meno esplosiva delle altre, cioè non ha questi problemi che hanno le altre, è un pelo meno performante. Però ha un ciclo vitale molto più lungo e è una batteria più affidabile. Essendo litio ferro è leggermente più pesante, però ci dà più garanzie. Quindi per noi l'affidabilità, la sicurezza vengono prima di tante altre cose. Quindi abbiamo preferito quella che la potenza e diciamo, però il rischio anche di poter avere un domani dei problemi. Quindi abbiamo preferito di dare una batteria, basarci una batteria sicura, affidabile e che dia anche un ciclo vitale molto lungo. E quindi partendo da questa batteria qui non è che possiamo arrivare a 20.000 con queste lampade. Consideriamo anche il fatto che ad oggi molti scrivono i lumen. E poi tutto da vedere, nel senso che bisognerebbe veramente confrontarle. Io metterò un post, tanto avrete visto qualcuno di voi che stiamo facendo un po' i racconti di come è nata Lazy Dive, anzi mi scuso perché mentre eravamo fermi tutti facevamo dei post rapidi, adesso siamo ridotti a fare un post a settimana, quindi nel weekend uscirà il post del 2012 dove racconto proprio dove avevamo in Audi a Milano un box, quindi avevamo realizzato un box. Proprio dove la gente poteva confrontare le proprie luci. Cioè, noi mi ricordo benissimo che avevamo messo una macchina fotografica al centro del box, regolata a un centesimo in manuale, e poi con i diaframmi si guardava l'esposimetro. Invitavamo i clienti a venire con la propria lampada, metterla nel box, inquadrare il punto, accendere e verificare. Ci siamo trovati di fronte a delle realtà tipo: ah, la mia lampada è 4000 lumen, la nostra ai tempi era 2006, eh? La nostra lampada chiudeva tre diaframmi in più. Quindi, quello che voglio dire io, che a volte bisogna anche verificare bene queste cose dei lumen e soprattutto, per noi subacquei, quello che conta molto ad oggi nelle lampade è la lente in cristallo frontale. Quindi, non perché voglio vendere le nostre lampade, tanto noi fortunatamente tutti quelli che hanno le nostre lampade fortunatamente sono tutti molto soddisfatti, almeno non ci risultano ad oggi lamentele perché è una lampada veramente estremamente affidabile e quando riusciamo a accontentare dei professionisti che da anni che fanno questo di lavoro, tipo Fabio Ferrioli, faccio un esempio, ma mi viene in mente Fabio perché Fabio è uno dei più bravi videomaker d'Italia. Ed è uno di quelli attentissimo, maniacale della luce e una volta che abbiamo convinto lui, che è già da 6-7 anni che usa le nostre lampade e le usa in tutti i modi impossibili, immaginabili, perché le usa anche per riprese esterne, quindi per noi siamo già, non dico arrivati perché arrivati non è la parola giusta, bisogna sempre guardare avanti e cercare di migliorare sempre. Però quando arriviamo a accontentare quel target di cliente lì che è veramente esigente, sa cosa vuole, quindi non è che siamo noi che dobbiamo convincere nessuno, e per noi è veramente tanto. Quindi quello che vi dico, a volte si cerca, si guarda in internet, anche a me capita di guardare, spesso si guarda il prezzo, si guardano i dati, però se non combaciano. C'è sempre una risposta, nel senso, a volte mi chiamano e dico: ah, guarda, ho visto una lampada, è 8000 lumen, capite, costa 450 euro, la tua è 5000, ne costa 6,90, preferisco quella. Sì, però capisco il ragionamento, però in realtà qua prendi una lampada made in Italy, che negli anni se hai bisogno sai dove siamo, e facciamo gli aggiornamenti, quindi tra, noi abbiamo dei clienti che l'hanno comprato 10 anni fa, come dicevo prima, hanno cambiato il LED, l'hanno portato da 2006 a 5000, la lampada è sempre quella. Chi ha comprato i 300 euro 10 anni fa, quella lampada lì ne ha già cambiate come minimo un paio, se va in acqua spesso. Quindi, vista in maniera un po' lungimirante, sicuramente c'è sempre un risparmio. Vista sotto l'aspetto delle garanzie, questa è l'unica lampada che per come è costruita è garantita 5 anni sull'allagamento. Quindi se l'utente per sbaglio la allaga, la mandi in Easy Dive viene riparata in garanzia, perché non si può allagare, la ricarica a contatto bagnato. Quindi
Ci sono dei tanti piccoli dettagli, è realizzato da un blocco pieno d'alluminio, non è fatto da un tubo, per darvi un'idea, è chiaro che se noi mettiamo un tubo d'alluminio, questo è un blocco pieno d'alluminio con due o-ring radiali, completamente non ha vie d'acqua, non ha fori, faccio vedere la mattina, quindi tutto l'interruttore è magnetico, qua ci sono le gole degli o-ring radiali, frontalmente c'è la posizione per i LED, per dirvi. È un prodotto anche di design con un costo, ma vi garantisco che il rapporto alla qualità, alla ricerca, all'assistenza e tutto, il costo è proporzionato. Poi capisco benissimo che online d'oggi sulle luci si trova di tutto. Scusa, c'è Armando Fugatta, sempre sulle luci, che chiede quali sono le temperature colore che ti piacciono di più, che suggerisci insomma per filmare sul tappo. Bella domanda Armando. Allora, guarda, sulla temperatura colore ci sono state mille diatribe e ci continueranno a essere. Fra l'altro stiamo anche lavorando lì, nel senso che probabilmente nel futuro ci sono già i primi LED RGB, quindi potremo deciderci noi le temperature colore. Quindi ci saranno dei LED che hanno un CRI leggermente più basso, ci consentiranno di però decidere dall'applicazione quanti Kelvin vuoi e ti dici di Kelvin. Quindi questo sarà fattibile, non lo è oggi. Oggi abbiamo fatto questa scelta qui. Noi quando siamo partiti, il LED, vi dico, quello piccolo era 2006, il grande era 5000 e il CRI era 85. Ma vi garantisco, il CRI 85 era già una roba incredibile, perché potevamo mettere, a parità di CRI, cioè se noi andiamo a mettere un CRI 60, potevamo queste lampade qui già avere 5000, cioè già il doppio della luce, perché se noi utilizziamo un CRI basso, il LED rende molto molto di più, qua in alcuni casi è quasi il doppio. Quindi per darvi un'idea, la stessa lampada da 20.000 che adesso abbiamo, se noi caviamo e la portiamo a CRI 60, la possiamo probabilmente, adesso vado un po' a mente, ma portare tranquillamente a 30-35.000 lumen. Perché? Perché il CRI, il Color Rendering Index, è molto basso. Questo è proprio un dato tecnico del LED che potete vedervi nelle tabelle di datasheet di Brislux, quindi sono cose toccabili. Quindi noi cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo seguito un po' inizialmente un ragionamento, perché facevamo i test, diceva, vabbè, la temperatura colore è 5,6, io faccio il bilanciamento del bianco a 5,6 e quindi tutti i nostri LED tendenzialmente fino al 13.000 lumen era la temperatura colore 5,6. Poi, quando è stato il momento di cambiare, perché era uscito un nuovo LED di Brislux, e noi ci arrivano in anteprima tramite la Brislux, anzi ringrazio Ettore Fici che ci supporta sempre e Giuliano Sala che ci supportano dandoci un po' in anteprima tutti questi LED. E ci siamo fatti mandare da Brizux proprio tutta una gamma di LED dal 2700 Kelvin fino al 6000 Kelvin con i CRI possibilmente più alti possibili. Partivamo da CRI 98 che era il 2007 ma sparava veramente tanto a arrivare al CRI 93 di tutti gli altri. Siamo andati in acqua perché la logica era che tu parti con un. Non si avevano bene. Il concetto era che col 5600 tendenzialmente si aveva difficoltà ad avere dei bei rossi o dei colori caldi. Quindi c'era un po' questa diatriba che andando in acqua l'acqua filtra un po', trattiene parte della luce, la macchina quando la cattura non cattura più 5600, ma cattura una luce un po' con la temperatura colore più alta e quindi più fredda e fa fatica a ridare certi colori. Allora abbiamo portato per farne tutti i LED in acqua, anzi ringrazio il mio amico Brick che è venuto con me a fare i test e che mi ha aiutato a scegliere. E siamo andati in acqua, quindi con una tabella cromatica, colore, avevamo oscurato tutti i vari LED, abbiamo fatto le stesse scene con lo stesso LED alla stessa distanza, quindi con queste macchine, poi siamo risaliti, siamo andati in studio, col Brick ha fatto un po' tutti i vari test, mi ha detto guarda, a mio avviso effettivamente guardando lo spettro colori, guardando tutto, la lampada più bella, cioè quella che ha la luce con la resa migliore a livello cromatico, è la numero 3. Abbiamo aperto la numero 3 ed era la 3500 Kelvin. Quindi da allora ecco perché abbiamo cambiato un po' tutti i nostri nuovi LED che sono usciti del 5000 e il 15 e il 20 hanno tutti 3500. È chiaro che è una temperatura che il subacqueo a volte la vede un po' gialla, soprattutto in superficie, quindi non piace inizialmente a tutti, però vi garantisco che in acqua poi anche i più scettici si sono spesso ricreduti.
Però ad ogni modo, siccome la luce è una cosa molto personale, cioè siamo noi che poi ci innamoriamo dei nostri colori, delle nostre immagini, della nostra luce, noi diamo la possibilità di selezionare adesso a monte che Kelvin si vuole, perché noi di standard, default, consigliato si dà è da 3500, ma se l'utente vuole il Kelvin 4000 o il Kelvin 5600, noi non abbiamo nessun problema a preparare il faretto con i Kelvin diversi. Sicuramente in un prossimo futuro, che può essere 6 mesi, un anno, probabilmente integreremo un nuovo LED RGB dove l'utente potrà selezionare i Kelvin tramite l'applicazione prima di andare in acqua. Questa è un'altra anteprima che vi butto lì proprio perché siete tutti qua a seguirmi e quindi mi piace anche raccontarvi cosa stiamo lavorando. Per quello vi stavo anticipando che sui LED noi continuamente siamo sul pezzo. È chiaro che se uno dice, ah, allora devo comprare la lampada, aspetto. Non aspettare, perché se aspetti non prenderai mai la lampada, perché tra 6 mesi, quando tireremo fuori quella, ne avremo già un'altra pronta. Quindi il concetto è, qua ad oggi le nostre lampade vanno veramente bene, sono upgradabili e quando c'è il momento di fare l'upgrade, quindi fare gli aggiornamenti, non è che c'è da svenarsi, ma si parla di cifre sempre abbastanza abbordabili, dai 150 ai 200 euro, sicuramente sono cifre importanti, ma vanno proprio smontate completamente, ricambiate tutti gli o-ring, riassemblate, riprogrammate, e in alcuni casi va cambiato il LED, quindi dopo bisogna capire un attimino anche dal tipo di intervento che va fatto. Però per dirvi che in linea di massima questi sono i consigli, quindi il mio consiglio oggi è 3500 Kelvin, però vi dico è soggettiva, è chiaro che anche la percezione in acqua, tipo Armando, che Armando è un subacqueo tecnico, quindi fa un certo tipo di immersioni un pochettino più profonde su relitti, avere una lampada un po' più fredda ti dà anche una percezione di più potenza sulla luce. Nel senso che a parità di potenza, tipo un 20.000 lumen con una temperatura colore da 3500 Kelvin, se l'affianchiamo in acqua alla stessa 20.000, allo stesso LED da 5600, la percezione che avremo, essendo un po' più fredda la luce, è che faccia più luce. Quindi il nostro occhio percepisce che fa molta più luce. In realtà la luce è sempre quella. Semplicemente essendo una temperatura colore diversa, nel blu il bianco sfonda di più, quindi una luce un po' più gialla la vediamo, sembra un po' più fiacca. In realtà non è così, perché poi quello che abbiamo di ritorno nello spettro colore dopo lo guadagniamo, ecco, tutto nella qualità delle nostre immagini. Quindi, anche perché consideriamo questo, un conto è una lampada da esplorazione, cioè noi dobbiamo andare a esplorare un relitto. Non è che dobbiamo portare a casa chissà che, ma dobbiamo guardarlo, quindi io so anche una lampada, un fascio concentrato che mi arriva un po' più in profondità, mi aiuta. Ma se io devo andare a girare, a documentare quel relitto e voglio che quando mi avvicino, perché è chiaro che le lampade quando sei a 5 metri non fanno praticamente quasi nulla, cioè o ben poco, via. Quindi quando mi avvicino al relitto riesco ad avere indietro sulla macchina i colori. Quindi, avere un 3500 ci dà uno spettro colore molto più caldo, i colori più carichi e a mio avviso ad oggi è la scelta migliore. Poi magari qualcuno può dire sì, no, come dicevo è una cosa abbastanza soggettiva e personale la luce. Ecco, noi infatti quando andate anche sul nostro sito abbiamo sia negli oblò sia nelle luci, abbiamo consigliato Easy Dive, poi chiaramente uno dice, no, guarda, io ho la mia esperienza, mi trovo bene col 4000 o mi trovo bene col 5600, noi siamo qua, è il nostro lavoro e con piacere che magari seguiamo anche altre correnti, quindi non è un problema assemblare e mettere un LED diverso, ecco. Visto che poi abbiamo Bridgelook che comunque ci asseconda un po' in tutte le nostre richieste. C'è qualche altra domanda E o? sempre sulle luci, Mirko De Vito chiede se le sue 5000 sono aggiornabili. Assolutamente sì, Mirko, tu lo sai benissimo, una l'hai appena presa da poco per abbinare l'altra tua lampada e quindi ad oggi, come dicevo prima, il prezzo è in promo, quindi sicuramente con la differenza che adesso stiamo valutando, comunque quando saranno pronte, sicuramente ci sarà questo upgrade, quindi potrai aggiornare, ci dovrai chiaramente far avere indietro le luci, però andremo a cambiare una schedina elettronica dove verrà integrato il Bluetooth e poi tu tramite un'app ti potrai aggiornare e regolare queste cose che però regoli nel tuo caso la potenza, perché tu non avendo una smart, quindi non avendo una custodia almeno al momento per i cellulari, non hai la funzione flash. Vi ricordo che
la funzione flash con gli illuminatori ad oggi funziona esclusivamente con gli smartphone. Quindi nelle DSLR, nelle mirrorless, non è possibile utilizzare i nostri illuminatori a modalità flash. Poi la modalità flash, detta fra di noi, è esclusivamente un input, perché in realtà anche il flash del telefono che noi abbiamo tutti i giorni nelle nostre mani non è un flash, ma è un LED che si illumina per qualche secondo, quindi dà un colpo. E quindi questo è uguale, darà il colpo e quindi si può usare in entrambi i modi. Ecco. Altre domande? C'è, aspetta che stavo rispondendo un altro, c'è un sito, una community subacquea, Wet Souls, che chiede dove posso mettere una Sony Alpha 7 3. Beh, l'Alpha 7 III, che è una gran macchina, senza ombra di dubbio mi permetto di dire che la nostra custodia, Leo 3 Wii, che è questa qui davanti, ad oggi è sicuramente una delle custodie migliori al mondo per quella macchina. Questo perché, mentre per, diciamo, le Nikon, Panasonic e Canon c'è qualche compromesso, nel senso che la nostra custodia non ha tutti i comandi, quindi puoi avere i principali, quindi chiunque, molti sono online qui, già la utilizzano, quindi possono utilizzarle, hai il vantaggio che se cambi macchina non cambi custodia, quindi i soliti vantaggi, ma con la Sony la nostra macchina ha veramente, la nostra custodia ha veramente tanti plus. Il più importante innanzitutto è la batteria. Considera che la Sony Alpha 7 III ha, come un po' tutte le mirrorless, dei grossi problemi di batteria, nel senso che alimentando il display, andando in acqua con il display acceso, dopo circa un'ora la macchina devi cambiare la batteria. La nostra custodia si collega chiaramente dentro, adesso qui abbiamo una Sony, in questo caso è la 6300, ma sarebbe uguale. Adesso poi cavo alcune cose che vi faccio vedere meglio. Ha il vantaggio che la Sony in automatico, attivando una funzione nel menu, prende alimentazione dalla batteria della custodia. Quindi, se normalmente ha un'ora, con la nostra custodia che è sovralimentata, nel senso che la batteria della custodia è fatta per dare alimentazione a tutta la custodia e normalmente dà circa 14 ore di autonomia, probabilmente anche qualcosa in più. Quando alimentiamo in questo caso anche la macchina, hai circa dalle 5 alle 6 ore di autonomia. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che tu puoi andare via in barca la mattina, ti fai magari tranquillamente i tre tuffi senza dover aprire la custodia, perché tu l'accendi e spegni chiaramente dall'esterno, e senza per dover cambiare la batteria. Quindi è un plus non da poco. Vuoi, ti faccio vedere qualcosa, Marti? Vado un po' più vicino. Ok, questo per dirti, adesso internamente c'è una Sony, e sì, vado io, vado a mano, così, guarda, faccio così. Allora, la macchina è già accesa, accendiamo l'elettronica. Adesso scusate qua, intanto beh, faccio vedere Mattia che è qua in backstage, Perché mi sono mascherina, mascherina, via, dai. Potevi mettere quella di Zidane, eh? Ah, è com'è? rovesciata, Ah, non eh. so dove esce, guarda. Vabbè, no, noi dobbiamo, mascherina di Zidane, dobbiamo farci vedere il logo anche qui, vedi. Voilà, qua è il nostro showroom, adesso stiamo un po', abbiamo sempre un po' di casino, vabbè. Allora, vi faccio vedere, scusami, la Sony. Ti dicevo, questa è la macchina che è accesa, quindi tramite questo cavetto USB, che è il multipin Sony, la macchina prende alimentazione dalla batteria della custodia, che è questa qua. E poi, vabbè, tutti i comandi chiaramente sono qui sulla tastiera, come spiegavo prima, quindi cambiare rapidamente diaframma più, diaframma meno, vedi F18, 14, magari vado a un diaframma un po' chiuso che si vede meglio il display, i tempi, quindi tempi più, tempi meno, ISO più, ISO meno, qua abbiamo il REC, quindi parte a registrare, qui va in pausa e frontalmente abbiamo il comando di scatto. Abbiamo di bello nella Wii un tasto che si chiama switch, cioè si accende un LED blu e praticamente tutti i tasti della custodia sono cambiati in automatico. Questo non è più diaframmi, ma diventa il menu, quindi possiamo entrare dentro al menu. Questo per dire possiamo uscire dal menu, questo diventa play, quindi possiamo andare a rivedere quello che abbiamo fatto adesso. E semplicemente ripremendo lo switch, il LED blu va via e ritorniamo alle funzioni principali, quindi tempi, diaframmi, ISO, tutto quello che riguarda. Chiaramente la custodia ha il vantaggio di essere universale, cioè questa cosa qui è nata, fatti il lavoro, metti in inquadratura, ok? La custodia, come dicevo, è nata con la Alpha 7 1, cioè l'Alpha 7 e basta.
poi alfa 7.2, alfa 7.S2, alfa 7.R2, alfa 7.3, l'R3, quello che è. Adesso va anche chiaramente con la nuova alfa 7.R4 e non vediamo l'ora, come tutti i videomaker, che esca questa famosa alfa 7.S4, S3, via, non si sa, quella un po' più dedicata al video, che in molti videomaker stanno aspettando i rumor, sembra che abbia delle prestazioni video veramente notevoli. Quindi, senza ombra di dubbio, non mi ricordo, scusi il tuo nome, però ti consiglio la nostra Leo 3 Wii, perché ad oggi è una custodia in alluminio, completamente, è l'unica al mondo operativa di standard 150 metri, garantita a vita, tutti i comandi, non hai vie d'acqua, tutti i pulsanti sono a contatto bagnato, quindi entra acqua negli o-ring. Per darti un'idea, non è una custodia che è dedicata esclusivamente al reparto dai subacquei tech, cioè una custodia dedicata a tutti, perché è molto maneggevole in acqua, avendo un bel volume d'aria interno anche, è perfettamente neutra, è molto bilanciata. Con la Sony 7.3 solitamente consigliamo gli obiettivi il 12-24 Sony o il 16-35 GM oppure il 90 macro. Queste sono le ottiche un po' più consigliate. Poi è chiaro che se vai nel nostro sito ci sono proprio, c'è proprio tutta una lista, c'è un configuratore. Noi sapete che vendendo solo online dedichiamo veramente molta attenzione al nostro e-commerce, quindi cerchiamo di darvi maggiori informazioni possibili, video tutorial, quello che possiamo fare molto volentieri, perché per noi il contatto diretto è fondamentale. E come avete visto anche prima, Andrea mi ha chiesto un consiglio che sarà una miglioria che poi sarà gratuita per tutti i clienti che la vorranno, quindi metteremo online, ognuno nel, per dire, ogni cliente ha un profilo utente sul nostro sito dove ha tutti i video tutorial, dove ha tutte le istruzioni manuali inerenti alla propria attrezzatura, dove ha un reminder delle manutenzioni, dove mandiamo noi, quando è il momento per la revisione, il corriere a prendere la custodia a casa, dopo 15 giorni la riconsegniamo, dove hai l'ultimo aggiornamento software fatto con le specifiche di che cosa è stato fatto, quindi tutta una serie di dettagli non banali, molto importanti, quindi non da sottovalutare, perché soprattutto secondo me ad oggi le custodie in giro per il mondo ben fatte sono veramente tante. E la differenza, secondo me, a mio avviso, molto importante, è proprio il feedback diretto, cioè siamo abituati, tutti viviamo una realtà, tutti con lo smartphone e quindi sempre connessi, e il tempo è preziosissimo per tutti e avere delle risposte velocemente immediate diventa importante, quindi per noi spediamo worldwide per tutto, in tutto il mondo, e qualsiasi cliente abbia bisogno ci chiama, Facebook, WhatsApp, Messenger, siamo online, quindi cerchiamo di dare massima assistenza sempre e ovunque. E quindi questo è un motivo che secondo me è un plus ulteriore, oltre alla custodia, che ha veramente tanti vantaggi. Il primo tra tutti, che se cambi macchina fra qualche anno, adesso la 7.3 è un'ottima macchina, ma se tra un paio di anni cambi, non devi cambiare la custodia, ma semplicemente comprare l'aggiornamento. Qualche altra domandina? C'è anche delle domande in inglese? You have also an English question, a French question, there is also our French customer or German customer. Sì, c'è una domanda in inglese. Wow! In inglese. Se si può adattare, come si adattano le lenti macro sulle nostre custodie, se si può usare una trio, una saga trio. Yes, just one second, I take the part. We have just one second. And the support. Anche ti inquadra che cerchi. Ok, arrivo. Questa è la lente, andiamo un po' piano. We look for a flat part. Questa è la lente. Questa è la cassetta lì. Dove qua? Ah, yes. Ok. Really? Yeah. Voilà. This is our flat part. This is for the Leo 3, but also the Leo 3 we have the same. Is a flat part, and this is the adapter lens. Is now we have Saga. You can mount also the Trio, but normally I'm not sure to suggest use the Trio lens. Yes, the Trio lens, you have a big advantage because you have the three lenses, but it's little more heavy. For my opinion,
I prefer to have the plus 5 and plus 10 and to have the 2. And I can decide if I want the 5 or the 10, or if I want mount together the 5 and the 10, I assemble the two lenses and I use only one. Because with this, when you remove two, if you don't want to use the lens, it's little more many heavy, it's little more small, and is, for my opinion, I prefer the lenses, single lens, plus 5 and plus 10 for the macro. But it's very easy to mount because you can fix directly in the front of the port and you can decide fast to use. And you can add a second more and you can have two flip and you can decide to use plus 5 or plus 10. But you can mount also the Trio. Eh? It's not the same because it's a M67 and it's a standard and you can use what you want. We can talk also for the smart of the smartphone. Vabbè, facciamo vedere. Dusa, se vuoi ti faccio una domanda in francese. Ehi, Dusa, te lo sai che dopo con il mio francese, già l'inglese è terribile, ma il francese anche, però ci sono, tranquillo. Tu gli chiede quando gli dai la custodia. Tranquillo, tranquillo, stiamo lavorando per te, Franco, è che quando te la mandiamo indietro deve essere perfetta, quindi... Non ti preoccupare, dacci ancora una settimana, adesso dobbiamo verificare bene se vuoi la data ufficiale, abbiamo fatto il piano officina ieri, abbiamo ultimato, abbiamo le date ufficiali, quindi magari ti so rispondere meglio, magari scrivi una mail che ti dico bene la data precisa, però secondo me settimana prossima, adesso siamo un pelo più in ritardo, voi sapete un po' tutti, noi tendenzialmente abbiamo i tempi di consegna che sono dai 10 ai massimo 15 giorni, è chiaro che essendo stati chiusi quei 60 giorni, purtroppo è tutto un po' più rallentato, siamo ripartiti lunedì, quindi stiamo cercando di accontentare un po' tutti, però abbiamo bisogno un po' di ingranare e di smaltire un pochettino il magazzino, le consegne, le vendite, le manutenzioni, ma arriviamo sicuro a brevissimo, Franco, vai tranquillo. Poi dopo lo sai che per te ho un'altra bella cosa da farti provare al prossimo viaggio, appena ci sarà la possibilità. Franco, te lo sai già, Franco Castiglione, che siamo già sul tuo pezzo, quindi tra un po' ti aggiorno, ma ci siamo. E, Balbi, ciao Fabio, consigli dai per la manutenzione ordinaria dopo questa di attività. Ok, bella domanda Albe. Allora, mi piacerebbe sfatare un mito gigantesco che gira nel web, cioè un mito. In realtà sono opinioni, no? Di tutti i tecnici qua, giustamente, c'è gente che da tanti anni va sott'acqua e tutti giustamente danno le proprie, in base alla propria esperienza, danno i propri consigli sulle manutenzioni. Allora, molti, io non vi dico, noi abbiamo Matteo giù in officina, giustamente quando arrivano le custodie senza gli O-ring a noi ci viene fastidio. Quindi molti di voi diranno, come? Io gli O-ring li tolgo sempre così non si rovinano. Gli O-ring, questi O-ring che almeno usiamo, io parlo delle nostre custodie, sono O-ring in NBR, sono O-ring che hanno una densità 70, vengono utilizzati nei pistoni idraulici dove passano 300 bar, quindi la custodia è in alluminio, quindi quando voi non utilizzate la vostra custodia, quello che dovete fare è appena chiaramente ingressare sia la sede. Adesso ho preso una Smart, ma potrei prendere la GoPro come la Leo 3 Wii o la Leo 3. E sempre con lo stesso metodo, quindi un velo di grasso nell'indice, passare bene sugli O-ring e ingrassare leggermente gli O-ring. Quando gli O-ring hanno questo velo di grasso, quindi li vediamo belli lucidi, ma non con del silicone o del grasso appiccicato, a questo punto la andiamo a chiudere. Allora, la custodia in questo modo è... protetta, non entra polvere, non entra umidità, non si farà condensa in futuro perché c'è chi la mette nel garage, c'è chi la mette nel salotto, quindi la custodia deve stare chiusa. Questa cosa qua di togliere gli O-ring chiaramente è obbligatoria per probabilmente delle custodie in plastica, perché stando chiusa così con gli O-ring in pressione che lavorano, la plastica ovviamente si deforma
e quando voi l'andate a aprire, l'andate a richiudere, cioè non è detto, potrebbe creare dei problemi di tenuta. Ma in una custodia di alluminio, dove l'alluminio di certo non si muove rispetto a un O-ring di gomma, il mio consiglio è assolutamente di ingrassarla bene prima dell'uso e chiuderla, metterla via chiusa. Idem quando la trasportate, gli O-ring sempre chiusi, le serie degli O-ring devono essere protette. A volte qualcuno mette via il dorso da una parte, la custodia dall'altra, cioè se si ammacca una serie di un O-ring potete buttare via la custodia, quindi se viaggia chiusa piuttosto prende un colpo, ma la prende un colpo in un punto sicuramente dove non vi creerà dei problemi di tenuta. Quindi quando le trasportate il mio consiglio è, soprattutto con materiale Easy Dive, custodie chiuse, quando le mettete via chiuse, quando le andate a prendere la prima cosa da fare chiaramente è aprire, probabilmente aiutarsi un pochettino perché farà un po' di sottovuoto, stando lì si è asciugato un po' gli O-ring, un po' più dura, e poi ringrassare tutto per bene con sempre il solito velo di grasso, controllare bene che l'O-ring non abbia crepe o non sia, che non abbia sporcizia, però non ci deve essere questa cosa maniacale degli O-ring, a nostro avviso. Poi dopo è chiaro che se faccio immersioni in un fondo sabbioso, sabbia molto fine, noto sabbia, a quel punto sì, vado a togliere i miei O-ring con calma, con cura, pulisco le sedi. Anche qui è fondamentale un altro piccolo consiglio. Gli O-ring sono di sezione diversa. Prima di toglierli, caviamoli uno alla volta. Oppure segniamoci bene dove vanno, perché molti cavano gli O-ring e poi dove lo metto questo O-ring? Andava davanti o andava di dietro? Quindi magari ci troviamo alle Maldive di domenica, scriviamo un bel messaggio WhatsApp, però è meglio che in acqua non ci andiamo, perché purtroppo a volte noi sabato e domenica ci riposiamo, quindi o andiamo sott'acqua anche noi, quindi non sempre riusciamo a rispondere. Quindi è fondamentale quando andiamo a togliere gli O-ring, o una alla volta e puliamo una sede alla volta, oppure segniamoci bene dove vanno quando li togliamo. Questo è un altro piccolo consiglio. Avevi fatto partire la registrazione nella telecamera macro, quindi... Ho fatto partire la registrazione... Quindi basta che la togli dal Dive Shop... Spengo la Dive Shop? No, no, fai la registrazione. Ah, ok, scusami. Così puoi fare vedere che possiamo comandare con la Dive Shop. Ma l'avevamo, ma avevi collegato la Dive Shop? Perché per l'altra, con la Smart, quella con la Dive Shop. Qual è quella Dive Shop? Questa? Ah, minchia, scusami, ho capito che era quella là, quella era collegata qui, ma non sapevo che questa fosse collegata lì. Infatti la stavo per spegnere. L'ho spenta? Sì. Ok, no, perché non avendo il feedback. Quindi facciamo vedere. Ah, ok, quindi se vuoi dire che se vado qua, però adesso io non mi vede, quindi no, ok. Vabbè. No, perché andavo a zoomare, gli facevo vedere, no, è uguale. E no, quindi, scusa, torniamo al discorso manutenzione, ingrassata, O-ring, e come vi dicevo sono O-ring in NBR, quindi non ha problemi. L'altra cosa legata agli O-ring è il grasso. Anche qui, mille, giustamente, attenzioni. È giusto avere attenzioni perché i grassi vanno utilizzati, i grassi specifici, nel senso... Con i nostri O-ring potete usare tutti i grassi che volete, quindi dal litio al silicone alla vasellina. E con altri O-ring, soprattutto di custodie o in plastica o comunque in altri materiali, è bene verificare che tipo di O-ring, soprattutto il grasso va in funzione dell'O-ring che è montato, che tipo di O-ring avete. Quindi la cosa migliore sicuramente è chiedere col costruttore che grasso utilizzare, e quella è la cosa fondamentale, perché se buttiamo del grasso silicone su un O-ring al silicone facciamo dei danni. Quindi normalmente io consiglio, per non, come si dice da noi, per non saperne leggere né scrivere, di utilizzare della vasellina. La vasellina è un grasso inerte, quindi può essere utilizzato un po' su tutti gli O-ring. Quindi se non sappiamo, proprio siamo in emergenza, non mi trovo l'O-ring, nel dubbio usate della vasellina, pochissima. E per il resto io direi che altre cose particolari, adesso noi per quanto riguarda le manutenzioni chiediamo sempre, magari mandiamo noi reminder, quindi a meno che uno non abbia riscontrato qualche cosa che malfunzionamento, ha rotto un cavo o altre cose, diciamo che in linea di massima il buon mantenimento, il risciacquo dell'attrezzatura, possibilmente in acqua calda e demineralizzata sarebbe meglio, ecco, scioglie un po' il sale che c'è in giro, e quello è un altro consiglio che si può dare. A volte anche per tenerle un po' più lucide e pulite si dà dello spray siliconico, quello da proteggere i motori delle barche. E altre domande? Elisa, che aveva chiesto all'inizio
se faremo i tasti o un modo per rendere luminescenti nelle notturne, lo sponsorizza anche Bardi. Questa è una cosa che ci hanno già chiesto in diversi, ci stiamo un po' ragionando, perché in realtà inizialmente pensavamo, allora, la roba più semplice sarebbe fare una pantografia nella tastiera con della vernice fotoluminescente, sperando che questa possa funzionare correttamente. Quella è una roba che vorremmo testare e probabilmente è quella più immediata e rapida che si può vedere di fare anche nel breve periodo. Per quanto riguarda invece l'idea iniziale, poteva essere quella di avere proprio un leddino, una tastierina LED che ci consentisse di comandare eventualmente gli illuminatori in futuro o altro, e sotto avesse una lucetta che magari illuminasse la tastiera. Quindi questa è un'idea un po' più futuristica che stiamo buttando nel calderone delle cose, dei vari progetti. Però sicuramente una bella idea, grazie. Altre domande? Ho visto qualcuno che chiedeva per una smart, mi sembrava, no? Ho visto, mi sembrava Francesco Ghiotto Huawei P30, mi sembrava. Ah, quello l'ho risposto io. Ah, ok. Vabbè, e qua anche passando, diciamo, riprendiamo un po' il discorso, passando sulle varie custodie, poi magari faremo l'idea di fare degli incontri più specifici sulle varie macchine, cioè dedicato magari uno alle mirrorless, uno alle reflex. Ditemi anche voi la vostra, uno magari, perché non vorrei creare con questa cosa un po' generica più confusione, quindi chiedo anche un po' a voi un consiglio come, diciamo, utente, diciamo, che ci segue nostro, di darci due dritte su come la preferite, nel senso se va bene parlare in questo modo e saltare un po' dalla luce alla GoPro ad altro in funzione delle vostre richieste, o se anche voi magari preferireste avere una tematica un po' più precisa fin dall'inizio, in maniera che magari chi è interessato agli smartphone si ferma sugli smartphone, chi è interessato alle GoPro ci concentriamo sulle GoPro e viceversa. Ditemi anche voi lì come potete, se avete un attimo la vostra. Scusate. Allora, per quanto riguarda gli smartphone, come sapete anche qui, io apro un attimo una parentesi, anche qui molto importante, perché abbiamo le nostre due custodie, veramente, delle quali io sono innamoratissimo, nel senso che secondo me una delle creazioni e invenzioni più belle che abbiamo mai fatto, probabilmente forse battono anche la nostra, per mia passione, anche le nostre custodie per mirror e reflex, perché qui è stata un'intuizione ancora diversi anni fa di buttarsi sui telefonini, di buttarsi non in una maniera come adesso hanno fatto anche tanti altri con i pulsanti o altro, ma inventare un sistema che non esisteva. Cioè, noi quando abbiamo creato la Smart e parlavamo, abbiamo messo insieme praticamente un team di tre ingegneri che fra loro non è che hanno tanto piacere perché facevano parte di tre aziende diverse, perché uno era specifico per la creazione di app, uno era specifico per la realizzazione che collabora con noi dell'elettronica, e poi c'era tutta la parte meccanica e logistica. Quindi non è stato veramente semplice chi faceva il master, chi faceva il software, chi faceva l'app, e doveva tutto integrare. Quindi inizialmente ci siamo presi un po' per matti, ma come, una cosa così non l'ha mai fatto nessuno, perché chi fa l'app dice è banalissimo come andare un telefono tramite un'app Bluetooth, è impossibile che nessuno l'abbia mai fatto. E quindi questa idea sembrava stupida, ma in realtà nel mondo, soprattutto nel nostro mondo subacqueo con l'elettronica, ci siamo ancora ad oggi, siamo i soli a continuare ad avere la custodia elettronica USB, Wi-Fi, Bluetooth. Quindi abbiamo realizzato un brevetto sopra, oggi ci è arrivata fra l'altro la conferma anche dell'estensione del brevetto, l'abbiamo già ricevuto a maggio in Europa, l'abbiamo avuto in America, in Europa, e oggi ci è arrivata la conferma, si è stato concesso anche il brevetto in Cina. Quindi speriamo che questi brevetti, che hanno dei costi importanti, ci aiutino a tutelare anche un po' le nostre idee, perché le creazioni, le invenzioni ad oggi andrebbero tutelate, perché noi, come sapete, abbiamo veramente investito tanto, non ci abbiamo dormito la notte, e vedersi dopo poco tempo qualcuno che la prende, ah, bella idea, la faccio uguale, la studio, anzi la faccio meglio, è più semplice, non è bello. Comunque, veniamo noi, perché prendere una nostra custodia rispetto a tante altre? Adesso gli smartphone, quando siamo partiti noi 5 anni fa, sembrava una presa in giro, qualcuno ci rideva sopra, ma hanno fatto la cosa dei cellulari, oggi vi garantisco che sono una certezza, probabilmente sono per certi aspetti anche il futuro. Lo smartphone per chi è? È per tutti quelli che
e erano abituati ad andare in giro, secondo me, con la compattina. Cioè, io se mi devo prendere la Canon G9, oggi mi compro uno smartphone. Perché? Perché ho la praticità di una Canon piccola e tutto, e ho una qualità elevatissima. Non è per chi invece è veramente amante della fotografia o vuole veramente il video con una qualità altissima. In realtà questi smartphone hanno, ad oggi vedete anche voi, ogni mese ci sono, ogni 6 mesi ci sono aggiornamenti, e probabilmente adesso col Covid allungheranno un pochettino le presentazioni dei nuovi prodotti, ma come vedete siamo arrivati a una qualità incredibile. E gli ultimi mi sembra 108 megapixel, quindi scattano in RAW, fanno i video in 4K. 8K È arrivato l'ultimo 8K? Me l'ero perso, quindi video in 8K e triple fotocamere. Il bello dell'inserimento delle triple fotocamere è proprio che riusciamo ad avere il super wide. Noi con la software riusciamo a switchare nelle varie fotocamere e quindi passare dal super wide al wide al macro. E poi abbiamo realizzato questa applicazione che è specifica foto e video, cioè con la nostra custodia riusciamo ad accedere a delle funzioni che normalmente col telefono non si riesce ad accedere, o almeno se non con particolari applicazioni. Perché prendere questa piuttosto che altre? Innanzitutto molti mi chiedono, ah, ma è cara, costa molto, questa per dire la LiveShot 590 euro, è cara? Sì, è cara, probabilmente è un po' più cara di una custodia in plastica, però anch'io vorrei realizzare una custodia. Più di una volta mi sono confrontato con i miei collaboratori per fare una custodia da andare in vendita a 100 dollari al pubblico, in plastica. Poi io mi sono confrontato, dico, noi 20 anni che siamo qua, non è che possiamo rovinare la nostra faccia, il nostro brand dopo 20 anni, capito? Perché noi ci conoscono e quando diamo anche una custodia a 100-150 dollari, pretende giustamente uno di avere una garanzia di funzionamento e di qualità uguale a quella di 590, perché è questo poi comunque alla fine. Quindi quali sono i problemi legati a questo? Perché non la vogliamo fare? Perché innanzitutto noi ci mettiamo la faccia, quindi o facciamo una startup che noi non c'entriamo niente, non conosciamo nessuno, le vendiamo, facciamo una campagna di crowdfunding, le vendiamo 3.000, quando sono tutte pronte in blocco, incassiamo 3.000, le diamo via tutte 3.000 e poi chi si è visto, tanto vai a cercare Pinco Pallino e quella probabilmente è una politica, però noi siamo qua da 20 anni, è la nostra passione, vogliamo fare le cose, ci mettiamo la faccia sempre, anche quando a volte ci sono delle piccole problematiche da risolvere, e anzi quelle ci mettiamo ancora di più, perché è lì che si vede la differenza, secondo me. E quindi dobbiamo fare delle cose di qualità. La qualità perché una custodia in plastica, come abbiamo detto prima, con le action cam, questi telefoni scaldano un botto. Cioè questi telefoni fanno video in 4K, addirittura adesso in 8K, quando andiamo a schiacciare REC, il telefonino surriscalda. E avere una custodia in policarbonato, in plastica, uno ci porta proprio problema di condensa. Problema di condensa che solitamente dove va? Nel blocco frontale, subito, e quindi noi abbiamo speso 150 euro, 190 euro, 90 dollari, quello che è, però alla fine non riusciamo a portare a casa praticamente quello che volevamo. Quindi il problema fondamentale è quello. Due, l'O-ring. Stiamo tornando al discorso di prima, che dobbiamo dare un prodotto di qualità. Questa custode qui, 5 anni fa, ci andava dentro l'iPhone 4. Oggi ci va l'iPhone 11, ci andava dentro il Samsung S5, ci va il Samsung S20 e la cosa è sempre questa. Abbiamo clienti che fisicamente oggi dimostrano che sono da più di 5 anni, hanno già cambiato 3-4 modelli di telefonino, però la custodia non è cambiata. Quindi l'abbiamo pagata di più? Probabilmente di sì, però l'abbiamo sfruttata di più? Probabilmente sì. Cioè, quindi alla fine quello che voglio dire io, il messaggio che voglio trasmettere è che la custodia di plastica costano meno, ma si ha un prodotto sicuramente di basso, più basso livello. L'altro aspetto è quello che dicevamo prima dell'O-ring, che l'O-ring tende, se sta chiusa, a deformare la custodia, soprattutto su un conto è se parliamo di una GoPro dove abbiamo delle dimensioni contenute, ma quando andiamo su custodie di queste dimensioni, che devono contenere uno smartphone, quindi abbiamo una superficie veramente ampia, vi garantisco che è veramente complicato fare avere una perfetta tenuta alla custodia con un O-ring. È veramente una cosa difficile. Noi oggi con una custodia di alluminio, con i due O-ring radiali, riusciamo a dare certe garanzie. E questo è un aspetto veramente molto importante. L'altro, che adesso qualcuno sta uscendo, dove praticamente per bypassare un po' il nostro brevetto hanno messo dei pulsanti, cioè posteriormente, cioè avere dei pulsanti con degli O-ring che
noi andiamo a premere non è sicuramente, cioè andiamo tutte le volte in acqua a schiacciare sul display della macchina. Qua c'è Mattia, tutto a posto? Va bene. E quindi con i pulsanti, probabilmente hanno realizzato delle app dove ci sono dei tasti funzione che vanno a pigiare ogni volta nel telefono, però noi abbiamo innanzitutto gli o-ring che entrano dentro e quindi vie d'acqua all'interno della custodia, e in più andiamo a premere col pulsante dentro al telefono. Questa custodia qua, come la Smart e anche la Dive Shot, cioè tutti i comandi sono a contatto bagnato, quindi soprattutto qui adesso nella Dive Shot noi appoggiamo il dito sul sensore e andiamo a modificare i tempi, andiamo a modificare gli ISO, andiamo a schiacciare il REC. Quindi il vantaggio di non avere cose che si possono danneggiare. E un altro vantaggio chiaramente su entrambe è che, come dicevamo prima, sono universali, quindi doppio o-ring di tenuta in alluminio universale, cioè questa è una custodia che io compro oggi, mentre la GoPro l'ho comprata 2 anni fa per la Hero 6, oggi è uscita la Hero 8, cosa faccio? La Hero 6 mi viene voglia di usare la 8, mi devo ricomprare la custodia, mi devo ricomprare la GoPro Hero 8. Qua io mi ero comprato la mia custodia per il mio telefonino. Quest'anno il telefonino l'ho cambiato perché avevo voglia di cambiarlo o perché la batteria non teneva più, mi sono preso un nuovo modello di telefonino, ma la mia custodia non la cambio, quindi riuso la mia custodia. Quindi questo è un vantaggio non da poco, nel senso che vista un po' per un subacqueo che un po' in acqua ci va, gli piace, sicuramente rende la custodia a un prezzo più appetibile. E poi chiaro, è fatta tutta in Italia, tutto quello che vedete, i componenti, l'elettronica, è tutto realizzato in Italia. Noi abbiamo tutti i fornitori che sono, il più distante da noi è 50 km dalla nostra azienda, quindi per dirvi che tutto l'indotto è qui vicino. Dobbiamo dare certe garanzie, dobbiamo conoscere anche i nostri fornitori in merito a elettronica e tutto il resto, quindi per dare certe garanzie. Che altro? Le differenze fra le due? Qualcuno mi chiede, allora la Dive Shot è operativa fino a 60 metri, ha 2 o-ring, è tutto in alluminio, ha i tasti, ha 5 sensori posteriormente, quindi questi tasti sono a sensore ottico, quindi semplicemente appoggiando l'indice e il pollice sul sensore andiamo a dare delle funzioni al telefono. E dentro questa qui ha una pinza che consente l'inserimento di qualsiasi smartphone. Il grande vantaggio di questa custodia è che è aperta, cioè qualsiasi telefono, io la prendo, e io ho un iPhone, la mia compagna c'ha il Samsung, se la possiamo usare entrambi senza dover fare nulla, semplicemente ognuno di noi si scarica un'app, e una per Android, una per Apple, le app sono gratuite, quando implementiamo delle funzioni, le funzioni solitamente sono tutte gratuite, quindi ad oggi vi arriva una notifica push, semplicemente aggiornate l'applicazione e vi trovate le nuove funzioni internamente. Qualche anno fa, l'anno scorso, abbiamo implementato lo zoom, per dire, sugli iPhone. Io sono andato per primo a provarla, mi ricordo, ero in Sardegna, e anzi, al Bosa Diving dal mio amico Vincenzo, e mi sono divertito come un bimbo quando ero in sta parete di crinoidi a provare la mia funzione zoom. Vi garantisco, mi veniva la pelle d'occhio da sorridere sott'acqua, perché è veramente divertente. Ci si avvicina veramente al soggetto, si zooma, e nonostante si zoomi, che è uno zoom ottico, e in realtà è uno zoom ottico digitale, ci mantiene la qualità. Cioè, se noi abbiamo i nostri 12 megapixel, i nostri iPhone ne ha 12 megapixel, anche zoomando manteniamo i 12 megapixel. Quindi è una qualità incredibile, è veramente divertente. Dopo diventa un po' più problematico la gestione dell'illuminazione delle luci, perché siamo veramente vicini, ma vi garantisco che guardare nel display già l'immagine, mi ricordo anche l'estate scorsa ero a Punta Secca con un mio carissimo amico Michele De Nittis a fare una bellissima immersione proprio sulla secca di Punta Secca, e vi ricordo che lui mi inquadrava con la sua action cam e riprendeva non quello che è, ma riprendeva il monitor del mio telefonino. Quando sono uscito ho detto, ma che immagine hai fatto? Ma è troppo divertente, perché effettivamente quando si va in acqua e si ha un monitor da 5 pollici e mezzo è veramente divertente fare i video. Poi la cosa bella
che per chi non deve fare cose particolarmente importanti, quando usciamo dall'acqua abbiamo tutto nel telefono, abbiamo il tempo mentre siamo nella nostra sosta di superficie di riguardarci le foto, di riguardare i video, di pulire quelle che non sono venute bene. Se vogliamo, adesso ci sono dei software molto rapidi, da iMovie o altri per Android, che ci consentono di fare rapidamente dei montaggi video, e quindi veramente veramente divertente. Adesso Mattia, se arriva un'altra telefonata, manda via. Ce la fa sempre? Sì, perché comunica wireless con il tuo principale. Va bene, va bene. E c'è qualche domanda? Allora, stiamo... C'è un sacco di domande che vogliono sapere. Una veloce è sempre sul gatto, che chiede la nuova R5. La nuova R5? Se sarà compatibile. La nuova R5 penso che sia l'oggetto del desiderio ormai di chiunque, e quando arriverà, misteri della vita. In realtà purtroppo non si sa bene, perché nonostante che noi abbiamo tanti amici in Canon, questi rischiano il licenziamento se solo provano a dire qualcosa, quindi ce l'hanno proprio messa da contratto, quindi assolutamente è più facile sapere qualcosa dai rumor che da quelli in Canon. Quindi il rumor sembra che esca a breve. In realtà ad oggi ancora non c'è, però le prestazioni che loro hanno dichiarato sui vari siti, hanno annunciato, parlavo proprio anche pochi giorni fa con due videomakers molto molto importanti, che mi parlavano e mi raccontavano un po' tutti i dati tecnici che loro hanno studiato un po' tra i vari rumors in giro, e sembra veramente che Canon rivoglia riconquistare anche il mercato video, perché ultimamente aveva un pochettino perso terreno nei confronti di questi mirrorless di Sony, nel senso che sul mondo mirrorless, sul mondo reflex, Canon chiaramente l'ha sempre fatta da padrone insieme a Nikon, nel mondo mirrorless la EOS R non aveva queste prestazioni video almeno all'altezza di alcune delle ultime macchine di Sony e alcune macchine di Panasonic, quindi sono in molti ad attendere questa nuova macchina di Canon. E penso che quando Canon presenterà la R5 riconquisterà una buonissima fetta di mercato, anche perché le ottiche Canon sono eccezionali, e il lavoro fatto sulla EOS R, anche come tipo di sensore, qualità di macchina, è una macchina che veramente ha delle prestazioni elevatissime. Io parlavo con il tecnico di Canon, Alberto Tchaikovsky, che ringrazio sempre per il suo supporto e le sue spiegazioni sempre super esaustive, e anzi ringrazio anche pubblicamente Atcom, Nicola Surfilli, chiunque voi voglia comprare un'attrezzatura video Canon, Panasonic, che sia, qualsiasi brand, vi consiglio di andare a vedere il loro sito atcom.com. Sono a Bologna, sono i numeri uno ad oggi, secondo me, almeno qua nella nostra regione, e sono disponibilissimi, hanno uno showroom incredibile, nuovo, e molto molto competenti. A noi ci supportano sempre quando abbiamo bisogno di qualche macchina per fare degli aggiornamenti software o avere in anteprima alcune macchine da testare, sono sempre molto disponibili. Quindi ringrazio sia Alberto che Atcom. Alberto soprattutto ci dà tutte le informazioni tecniche, perché ci ha spiegato proprio bene il sistema di messa a fuoco, di derivazione dagli aerei militari della EOS R, ed è una macchina che è una bomba. Quindi la R5 sicuramente sarà una gran macchina. Sì, però dobbiamo aspettare tutti. La stessa domanda chiede qual è la macchina che consigli per fare sia foto che filmati. Allora, lì dipende un po', cioè anche lì, anche oggi mi ha chiamato per dire, ho parlato con diversi clienti, sai, arrivano diverse chiamate anche un po' da tutta Europa. Oggi ero in telefono sia in Francia che in Belgio, che altre chiamate dall'estero, e la domanda prima a monte è comunque se uno ha già qualcosa, perché per dire, oggi questa cliente, lei aveva già 7-8 lenti Canon, è chiaro che con una vecchia 7D voleva cambiare la macchina, e io mi sono sentito di dire: guarda, a questo punto probabilmente il consiglio è di rimanere nel mondo Canon, hai già tutte le lenti, non ha senso passare. Quindi sicuramente ad oggi, per chi ha già un parco ottiche, diventa abbastanza importante cercare di mantenere e sfruttare quello, perché diventa sennò complesso rivendere tutto, ripartire e quant'altro.
E quindi sicuramente per chi ha ottiche Canon, una EOS R rimane sicuramente un'ottima scelta per fare foto e video. È chiaro che in attesa dell'R5, che sicuramente sarà ancora superiore, però avrà un prezzo anche più alto. Per quanto riguarda invece se qualcuno oggi non ha nulla, cioè io parto, mi butto in questo mondo foto e video, il mio consiglio sicuramente in questo momento, allo stato di fatto, sono le mirrorless di Sony. Proprio perché a livello subacqueo abbiamo tanti plus, abbiamo il vantaggio di avere l'alimentazione della batteria senza fare nulla dalla macchina, abbiamo il vantaggio di avere un po' il full control dei parametri della macchina, quindi sicuramente se uno non ha nulla di andare su Sony, se uno invece ha diversi obiettivi, Panasonic, Canon, o Nikon, valuterei il da farsi. Nikon chiaramente sempre con le nostre custodie, per la nostra esperienza la consigliamo esclusivamente per il mondo ancora ad oggi, più foto che video, nel senso che il mondo video rimane a nostro avviso per la velocità di messa a fuoco, per il tipo di software elettronico e quant'altro, le macchine più video rimangono sicuramente ad oggi Sony, Panasonic e Canon, cioè non in ordine ma questi tre brand sono quelli più adeguati anche ad avere delle prestazioni video veramente elevate. C'è qualche altra domanda? Perché poi beh, sono già le 5 o 20, quindi siamo un po' di chi siamo in live. Qualcuno vuole parlare degli oblò, magari potremmo fare una live dedicata con tutti gli oblò che abbiamo, le varie caratteristiche. Sì, dai, gli oblò, chiaramente anche lì, sugli oblò ci sono tante diatribe, tanti, noi abbiamo pagato lo scotto, come sapete, di essere un po' nuovi nel mondo dei costruttori della fotografia, delle attrezzature fotografiche, e quindi c'era molto scetticismo all'inizio, ma i loro oblò non sono di qualità, quando in realtà noi siamo partiti avendo gli oblò di San Felice, nel senso che abbiamo a suo tempo trovato il fornitore che li forniva a Underwave a San Felice, avevamo gli stessi oblò ottici di San Felice, quindi la qualità c'era, ma siccome eravamo easy dive, purtroppo per molti dietro le quinte non c'era qualità, invece era scarsa informazione. Però non ci siamo fermati solo ad avere l'oblò in cristallo che produceva a suo tempo nel suo igloo San Felice, ma ci siamo concentrati a sviluppare anche degli oblò ottici, visto che abbiamo degli artigiani qua in zona molto bravi a lavorare questo tipo di materiale, e abbiamo realizzato diversi oblò correttori in policarbonato e plexiglass che abbiamo fatto collaudare, parliamo ancora degli anni 2007, 2008, addirittura alcuni li aveva testati Claudio Bertasini per vedere se c'erano delle differenze ottiche in acqua, cose che difficilmente vengono percepite, anche perché il plexiglass dovete sapere che ha un indice di trasparenza superiore al cristallo, quindi cioè col plexiglass ci fanno la fibra ottica, col cristallo se noi tagliamo un pezzo di cristallo per vedere da parte a parte dobbiamo lucidarlo. Quindi sotto questo aspetto, infatti, noi tendiamo a consigliare per il costo e comunque per la qualità tendenzialmente il plexiglass, quindi PMMA, polimetacrilato, quindi è questo materiale che in alcuni casi, in molte custodie vedrete che troverete con il trattamento coating. Il coating è un trattamento che si fa per l'antiriflesso, in realtà viene fatto tendenzialmente sui caschi delle moto, su tutte queste cose, però è un trattamento che poi comporta che se noi graffiamo l'oblò e hanno il coating diventa praticamente quasi impossibile poterlo lucidare. Quindi tutti i nostri oblò non hanno il coating, anche perché in acqua, sì, in alcune condizioni di luce si possono avere alcuni punti di riflessi, ma quei riflessi lì si hanno probabilmente anche con il filtro coating, magari un po' meno, ma non è che incida più di tanto. Però il fatto di non avere il coating ci consente che se noi avvicinandoci molto a una gorgonia e magari graffiamo leggermente non ce ne accorgiamo perché con un 10 mm a volte ci sembriamo di essere lontanissimi, siamo invece appiccicati, e il vantaggio è che questi si possono lucidare molto facilmente anche dall'utente con un kit di creme che trovate anche sul nostro e-commerce, cioè un kit di creme con un panno specifico, va bagnato, si parte dalla 3, si lucida chiaramente sempre a mano e si può lucidare l'oblò in plexiglass. Quello in cristallo, allora qualcuno prova a lucidarlo, ma chiaramente è a rischio e pericolo, nel senso che il cristallo, se si lucida, è facile che si indebolisce, come anche questi, però questi finché andiamo di creme non ci sono problemi.
il cristallo rischia che poi tira un crepo e si spacca, e addirittura qualcuno gli si è, purtroppo per esperienza, per informazioni varie, si è implosi in acqua, e non è piacevole perché buttiamo via tutto per provare una lucidatura, magari che non è proprio consigliata. Nel policarbonato, nel plexiglass, scusatemi, addirittura se ci sono graffi profondi, noi consigliamo ai clienti di inviarci l'oblò, viene trattato dal nostro fornitore, viene ricotto in forno e di solito con una cifra che viaggia dai 50-60 euro l'oblò torna quasi nuovo. Chiaramente in controluce avrà dei micrografiche, però con l'acqua un indice di rifrazione uguale non si noteranno mai nelle foto. Boh, io non so, direi che se no qua, se c'è qualche altra domanda, io sono qui molto volentieri, non ho problemi perché fino alle 18:30 siamo qua, quindi se hai domande ci stiamo qui, se no. Allora, Alberto chiede se può montare al corso lo scooter, visto che ha un oggetto lì che non l'ha mai fatto vedere. Grande, grande. Questo in realtà non è questo, adesso lo vado a prendere. Questo qui questo è il nuovo, è un prototipo, questo addirittura. È per fare una roba un po' diversa che adesso vi faccio vedere un po', cioè delle rotelle addirittura. Ma vi faccio vedere il nostro mobile. Allora, questo è il nostro mobile. È un supporto scoot per scooter, sistemi quindi di scooter, che ci abbiamo messo un pochettino a progettarlo perché in realtà è da diversi anni che tutti i nostri clienti cercavano, abbiamo molti clienti tecnici e non solo, che comunque utilizzano gli scooter e vogliono fissare sul proprio scooter sia le action cam che le nostre eventualmente custodie per smartphone o la Leo 3, la Leo 3 Plus. Allora, abbiamo realizzato un supporto e qui ci siamo avvalsi veramente di tanti subacquei esperti che già da anni usufruivano di questi supporti. Abbiamo chiesto ad ognuno un po' di darci il loro parere sui vari aspetti da tener conto, quindi siamo partiti dal supporto che chiaramente si fissa con un fascione laterale standard, con le cinture da bombola. Sotto abbiamo messo 8 o-ring, quindi sono degli o-ring radiali che consentono poi che questo qui grippi bene sullo scooter, quindi faccia un'ottima presa. E lateralmente ci sono diversi fori filettati che possono consentire l'uso di l'installazione delle sfere per dei braccetti o dei sistemi di galleggiamento per bilanciare ulteriormente. Il materiale è un materiale un polipropilene, che è un materiale neutro, quindi non ha peso specifico. E internamente c'è una flangia che si sgancia che ci consente di fissare poi la nostra GoPro tramite, volendo, una staffa che può essere questa, come tante altre. Quindi potremo andare a montare facilmente la nostra staffa con le nostre GoPro qua. La cosa carina qual è? È proprio questo sistema di sgancio che abbiamo fatto. Adesso magari qua sopra è un po' troppa roba, dopo vi faccio vedere meglio. Comunque, vogliamo fargli vedere il clic qua? Metti qua. Ok, eccoci qua. Quindi abbiamo questa posizione che è la posizione, diciamo, aspetta che provo a mettermi qui, abbiamo una posizione che è di blocco totale, quindi la staffa va in blocco come sentite dal gancio. Poi io potrei tirare dietro leggermente e a questo punto posso semplicemente ruotare la staffa, ma rimane comunque bloccata e fissa. Oppure esco totalmente e vado in posizione sgancio e praticamente tiro via la mia staffa. La cosa carina qual è? È soprattutto che possiamo in acqua cavare e mettere velocemente la nostra attrezzatura. Quindi metto il pomellino in posizione precarica, cioè preattacco, quindi lui rimane in questa posizione qua. Arrivo con la mia custodia, che è questo qui, è fissato bene sullo scooter, e arrivo con la mia custodia e praticamente vado dentro e lui si blocca. Si blocca, ma mi consente comunque la rotazione. A questo punto giro il pomellino e vado in blocco. Quindi ogni 15 gradi posso bloccarlo. Questo è veramente un accessorio molto utile che consente di fissare un po' tutte le nostre action cam o smart, anche le custodie più importanti, tipo la DriveShot, la Wii o la Leo 3 sul supporto. Poi magari, esatto, ci sono dei video, bravo Matteo, che stai facendo vedere. C'è un video che ci ha realizzato Mescal Kim insieme a Andrea Bada,
dove utilizzano poi anche in acqua. Questo è il video demo e poi c'è quel video che potrete vedere anche nella nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube, dove si vede proprio l'utilizzo in acqua di questo supporto. Poi che altro? Chiaramente qua noi produciamo tutto, progettiamo internamente, progettiamo tutto internamente. Realizziamo, assembliamo il capannone, magari in questi giorni prendiamo un gimbal e gli facciamo vedere un po' la nostra sede da fuori per chi ancora non l'ha vista, dove adesso qui sopra abbiamo 125 metri, abbiamo lo showroom, dietro questa parete qui praticamente che vedete abbiamo il magazzino del pronto dove abbiamo tutte le custodie dei clienti e un po' le attrezzature già pronte dai braccetti alle varie cose. Da spedire, di sotto al piano terra praticamente abbiamo l'officina dove c'è tutta, diciamo, il magazzino, l'assemblaggio, il collaudo dove ci sono Mattia, sei Matteo, sempre all'opera, diciamo. Voilà. Siamo un'ora e mezza di diretta. Direi che per oggi può bastare. Se qualcuno di voi, anche dopo la si rivede la live, avrà voglia di approfondire un po' i vari temi trattati, ci vuole dare qualche consiglio su come organizzare al meglio le prossime, magari se andare meglio su tematiche specifiche, è ben accetto. Vi ringraziamo e grazie per essere stati con noi. Mi raccomando, se riuscite, chi può, una bella recensione su Google e su Facebook, per noi è sempre gradita. Ciao a tutti!